Buonasera, cominciamo puntualissimi. Grazie naturalmente a voi di essere venuti, grazie soprattutto al nostro ospite Antonio Natali. Riprendiamo quindi il ciclo degli incontri in normale dopo la pausa estiva. Antonio Natali, il mio compito è presentarlo comunque, anche se probabilmente non serve, storico dell'arte, da molto tempo agli Uffizi, subito dopo la sua laurea a Firenze, dall'81, e direttore degli Uffizi dal 2006. Sono la data precisa perché mi ha raccontato l'episodio, e non è il 15, come tutti dicono, ma è il 13, ho appreso, di giugno, per motivi molto importanti, ma che non vale la pena ricordare in questo momento. Un'esperienza quindi lunga, un interesse personale e scientifico diretto soprattutto sul 400 e 500 toscano, ma per questa esperienza professionale che ricorderò molto brevemente, davvero poliedrico come personaggio. Docente universitario, organizzatore di un numero infinito di mostre, convegni e partecipazioni in tutti gli istituti internazionali più importanti, direzione di diversi istituti culturali, di nuovo in vari settori, ma in questa sede oggi con noi soprattutto in quanto direttore degli Uffizi. Ci parlerà, avete visto il tema, soprattutto dei nuovi Uffizi, una situazione fortunata la sua, penso che non è facile per un direttore avere il privilegio di governare il raddoppio di un museo, un'opportunità straordinaria, una responsabilità straordinaria, ma sicuramente una sfida professionale da vivere in positivo, e sono certo che così la vive Antonio Natali. Ci parlerà dunque di questo, e sono certo che troverà modo di toccare qualche aspetto dell'etica ai musei, che so essere molto vicino al suo cuore e al suo interesse in questo momento storico. Grazie per essere con noi e ti concedo la parola. Sì, ovviamente l'onore è grande e la soddisfazione, quando sono particolarmente incosciente, è anche grande di essere in questo momento agli Uffizi. I sonni sono un po' turbati però, perché come vedremo le questioni sono tante, troppe, e soprattutto per uno che amava studiare i tempi sono molto ridotti quando ci sono. Chi ha letto il titolo dell'intervento sul programma lo troverà mutato, perché il titolo recitava l'arte alla prova dell'esposizione, i nuovi Uffizi, però l'ho mutato mettendo i nuovi Uffizi, l'arte alla prova delle esposizioni. Siccome per un errore mio alla fine mi ero trovato, e Andrea poi mi ha detto del mio errore, per un errore mio avevo calcolato tempi, è un'era geologica più che tempi, ho dovuto ridimensionare, e allora siccome ho portato tanto diapositive, perché questo è il vizio dell'età, tante immagini, per tenere dietro alle immagini e non sforare con i tempi, cercherò di recitare più che leggere, ma se no le diapositive sono circa 96, anche una a minuto moriamo. Voi di sicuro, ma anche io. E allora cerco di recitare il testo che ho letto, e sono sicuro che non sforerò. Dunque, ho mutato il titolo perché mi pare risulti più calzante. Prima di tutto perché subito si fa chiarezza sul luogo, i nuovi Uffizi, sul luogo che sta vivendo un momento grave, come si diceva, perché il lavoro di restauro è imponente,
e il riordino è generale. C'è un aggettivo che ricorre molto frequentemente e come tutti gli aggettivi di oggi abusati poi non dicono più niente, però forse qui è calzante, è davvero epocale, un aggettivo che è in bocca a tutti, ma anche per significare cose poco più che ordinarie. Poi ho mutato invece che esposizioni, perché voglio comunicarvi il disagio di chi, dovendo conservare e valorizzare intendendo la parola antica, non valorizzare in moneta come oggi esclusivamente si intende, valorizzare, ridare valore alle cose che possono averlo nel corso del tempo perduto o può essersi offuscato, dovendo conservare una collezione celebrata, mi trovo costantemente a lottare con richieste di prestito per esposizioni sempre più numerose, e devo dire che molto spesso senza pretese che non siano di cassetta. Quindi a maggior ragione si presta malvolentieri. Prima di cominciare a ragionare del tema preannunciato, mi permetterete anzi di dedicare un po' di tempo, visto che parlavi di etica, un po' di tempo a questa materia, che peraltro ha anche molto a che fare con l'esposizione, il nuovo ordinamento. Partiamo dunque dalla peculiarità della situazione attuale. Ho portato un'immagine, ma forse non è neppure quella più icastica per attestare il momento attuale. L'edificio è assediato dai cantieri, da molti cantieri, per via dei lavori di ampliamento del museo, quindi si raddoppia come minimo, ma sotto certi aspetti si triplica la superficie. È difficile davvero rendere l'idea di quello che stiamo affrontando in questa stagione. Talmente difficile che se un visitatore degli 8 o 9 mila giornalieri che vengono agli Uffizi trova un po' di polvere, ha da ridire senza tener conto della situazione in cui noi ci troviamo. Evidentemente poi non voglio parlare di nessun museo in particolare perché toccherei la suscettibilità di qualche collega, ma devo dire che girano anche poco, perché se vanno in altri musei italiani, altro che Uffizi, e quelli non hanno situazioni di emergenza. Stanze che vengono chiuse per dar luogo a sempre nuovi cantieri interni, stanze che vengono consegnate per nuovi allestimenti, opere che dalle stanze della riserva entrano nel circuito del pubblico, opere che passano, come in questo caso, da una sala aperta a un'altra che comunque è nel percorso d'esposizione. Mi è capitato spesso di far presente che all'estero, dove perlomeno ogni tanto sono un po' più seri di noi, non sempre come si tende a credere, però ogni tanto sono più seri di noi, un museo quando affronta lavori di questo tipo chiude. Chiude talora per anni, Amsterdam, Rijksmuseum è noto, limitandosi, ma se proprio necessario, all'esibizione di pochi capolavori, tanto per rendere l'idea. Ecco, agli Uffizi questo non è successo mai. E capirete però la difficoltà andando avanti nel discorso. Nonostante molti lavori e molti impegnativi già fatti, la galleria non ha mai chiuso un solo minuto in più rispetto al consueto orario di visita, che come sapete dalle 8 alle 19 tutti i giorni, a parte lunedì. Avrebbero voluto farci aprire anche lunedì, perché così entrava più gente, e perché poi è sempre il denaro quella molla di tutto, e abbiamo detto che se aprivamo anche lunedì noi non facevamo più pulizie, non facevamo più trasporti di opere, non facevamo più tutti quei lavori di riassetto e di spolveratura che in un luogo calpestato dai piedi di 7, 8, 9 mila persone al giorno comporta. Questo è stato fatto perché l'apertura degli Uffizi, insieme alla galleria, quella della Galleria dell'Accademia di Firenze, ma guardate bene, per via del Davide, perché se tolgono il Davide dalla Galleria dell'Accademia non va più nessuno, può chiudere. Questo è uno degli altri disastri del feticismo attuale dell'industria culturale.
Se chiudono gli Uffizi, chiude l'Accademia, gli altri musei statali fiorentini si trovano in grave disagio e soprattutto non sono più disponibili per quegli accadimenti temporanei scientificamente ragguardevoli che abbiamo visto al Bargello, alla Galleria Palatina e all'Accademia stessa. Gli Uffizi sono rimasti sempre aperti, anche perché la loro chiusura avrebbe comportato un danno grave per Firenze. Io non amo parlare d'economia perché in Italia quando se ne parla in relazione al patrimonio culturale si finisce regolarmente col cadere nella volgarità, che qui potremmo anche rappresentare con una sola parola, petrolio. È un'allegoria ricorrente sulla bocca di amministratori e politici di ogni ordine e grado, senza distinzioni cromatiche, questo purtroppo va detto. Non amo parlarne, però ne tengo sempre conto, sia nella gestione del museo che nell'organizzazione di accadimenti effimeri, come per esempio, se qualcuno li conosce, la Città degli Uffizi, quelle mostre che facciamo fuori da Firenze, ma potrebbero essere anche a Firenze, in cui opere degli Uffizi, specie dai depositi degli Uffizi, Silvia ne sa qualcosa, possono costituire il nucleo centrale di un'esposizione che viene proprio su queste opere provenienti anche dai depositi degli Uffizi, soprattutto dai depositi degli Uffizi, si prospettano. Non potevo ignorare quindi che la chiusura degli Uffizi avrebbe comportato soprattutto avrebbe compromesso la situazione finanziaria di Firenze, perché a Firenze, a dispetto di quanto si sente dire anche da uomini politici autorevoli in città, Firenze senza gli Uffizi perderebbe molto dei suoi ospiti, i quali è ovvio che dovendo programmare un soggiorno, se gli fossero stati preclusi gli Uffizi, probabilmente l'avrebbero rinviato fino al momento in cui le sale fossero tutte riaperte e la collezione visibile. Di solito si sente dire a Firenze, appunto, anche da personaggi autorevoli del governo cittadino, che gli Uffizi rappresentano un logorio per la città, come se vivessero altrove, forse è così. Ciò che però, ecco, maggiormente inceppa il lavoro di riordino della galleria, che come si è detto appunto raddoppierà, sono le esposizioni troppe per le quali agli uffizi sono richiesti i prestiti. Uno potrebbe dire basterebbe che il direttore si rifiutasse di concederli. Questa è sicuramente la soluzione più logica del problema. Credo che però sia una soluzione che può uscire dalla bocca di uno che non sa come vanno le cose in Italia e quanto poco conti un direttore di un museo italiano. Io tutt'al più posso esprimere un parere, di solito ascoltato quando non comporta fastidi a chi mi sovrasta, in penso al Ministero ovviamente. E questa sarebbe una soluzione quasi certamente suggerita da qualche amico storico dell'arte, compresi quelli che sono stati tuttavia artefici di scavalcamenti che io ho sperimentato sulla mia pelle per poter esibire in una mostra loro un'opera importante, magari da quello stesso direttore negatali in precedenza. Fuori di polemica rimane la constatazione triste dell'avvilimento dei musei, sovente ridotti a serbatoi cui attingere per esposizioni temporanee, e del tenore di cui si diceva. Io ho spesso la sensazione di dirigere più una cava estrattiva che un museo e mi viene distinto di pensare ai miei colleghi dei grandi musei stranieri, specie del nord Europa, chi fa il mio mestiere lo sa, si oppongono con una sistematicità regolare alle richieste di prestito che pervengono loro soprattutto dall'Italia e lo fanno riparandosi dietro i pareri dei loro restauratori. Pareri che nessuno si azzarda mai a discutere perché espressi da specialisti in una materia delicata come la conservazione.
In realtà spesso il giudizio è loro, ma è più facile dire a un collega straniero non te lo presto perché il restauratore non vuole. Però reputo che i colleghi tedeschi e inglesi, questi sono soprattutto a quelli a cui mi riferisco, possano permettersi questo contegno perché comunque si sentono sostenuti da un'amministrazione e da una classe politica che evita di interferire. Da noi non è così. Posso dire perché non sono poi lontano dalla pensione, quindi semmai mi cacciano. Ma penso anche che a questo loro contegno di tedeschi e inglesi dovrebbe corrispondere una pari parsimonia quando chiedono loro le opere. Perché se tu hai a cuore la conservazione davvero delle opere, non le presti ma neppure le chiedi. E invece no, loro lo fanno. Pretendono, magari arrivando per vie traverse quasi sempre politiche poi ad avere ragione, pretendono dagli altri, soprattutto da noi italiani appunto troppo liberali, però agli altri non concedono. Posso dirvi, senza timore di essere smentito, che dall'estero pervengono frequentemente ai nostri musei, parlo ora in questo caso di quello in cui vivo, richieste di prestito per opere che avanzate da noi, a loro, a parti dunque invertite, non verrebbero neppure prese in considerazione. Oppure la solita lettera, il restauratore ha detto no. La cosa mi pare scientificamente e politicamente inammissibile. E qui non c'entra ovviamente il nazionalismo. Qui si ragiona di relazioni, e di relazioni che vertono sulla cultura. E le relazioni, per loro stessa natura, presuppongono la reciprocità. Solo se si pratica la reciprocità si può parlare di relazioni, se no è sfruttamento fondato sulla convenzione inaccettabile della superiorità di una parte sull'altra. Personalmente da tempo ho adottato il principio giusto appunto della reciprocità, che peraltro appunto dovrebbe essere comunemente accolta. E spesso mi viene detto che mi vendico. Potrei portare tanti esempi di relazioni, anche matrimoniali, non è che si vendica il coniuge se scopre l'altro coniuge che si dà da fare altrove. Si interrompe la relazione. Quindi, personalmente, chi non presta e non ha motivi di giustificazione, non riceverà prestito dagli Uffizi, o perlomeno, chiarisco, non riceverà un parere positivo, perché poi non decido io. Io credo che se tutti in Italia si praticasse questo principio normale, usuale in qualsiasi rapporto umano, cambierebbero i rapporti con i musei del mondo. Tu sai bene che Berlino non presta, tu sai bene che alla mostra del Bronzino a Firenze tre opere della National Gallery su tre nemmeno una stava bene, per cui ti viene il sospetto che non sappiano conservare questi, perché se stanno sempre male le opere, noi conserviamo bene, loro male. Dubito tuttavia che possa succedere che cambino questi rapporti, perché con l'età mi sono convinto della disposizione innata e incarnata in noi italiani, disposizione a non scrivere le regole per non correre il rischio di doverle poi noi pure rispettare. Ho un esempio che mi pare lampante. Dopo aver espresso nel 2006, guardate che ero da poche settimane direttore degli Uffizi, 13 giugno del 2006, come ricordavi, era poco dopo, arrivò la notizia che l'Annunciazione di Leonardo doveva andare a una mostra in Giappone in cui era coinvolto lo Stato italiano. Naturalmente mi opposi, dopo averla vista partire, senza che del mio parere si fosse tenuto alcun conto, decisi allora di mettere alla prova la reale disponibilità dell'amministrazione dei beni culturali a sottostare a una legge. A una legge, dico, non a un'opinione, a una legge. La legge è quella del 2004, il Codice Urbani per intendersi. Il comma 2, lettera B, dell'articolo 66 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, lo scandisco bene perché si sappia, numero 42, vieta l'uscita dal territorio della Repubblica Italiana di quei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria. Quella è l'Annunciazione di Leonardo. Stando così le cose, mi sembrò opportuno approntare e rendere nota una lista di marmi e dipinti degli Uffizi che a giudizio mio e dei miei colleghi della direzione rispondessero ai requisiti indicati dalla legge.
La lista, che era stringatissima perché non volevo assolutamente fare il talebano, meno di 30 opere in tutto, pensate al patrimonio degli Uffizi, ripercorrete le sale e vi renderete conto che non è niente. La lista fu spedita al Ministero nel 2007 e fu pubblicata nel primo bollettino degli Uffizi nel 2008. Era del tutto evidente, e lo scrissi esplicitamente, che la ratifica ufficiale di quell'elenco d'opere escluse per legge da trasferte all'estero avrebbe significato un passo decisivo nella politica dei prestiti da parte degli Uffizi. In quel bollettino aggiungevo, cito, autocito, una volta che la lista, in virtù dell'indispensabile vidimazione ministeriale, diventasse norma, la galleria, al pari d'altre importanti raccolte straniere, non solo verrebbe a disporre di uno strumento forte di garanzia per la tutela del suo patrimonio, ma anche darebbe il segno di una rinnovata riflessione sulla gestione dei prestiti. Le opere, cioè, si sarebbero automaticamente incarnate con la legge medesima. Non ho mai ricevuto riscontro tangibile a quell'elenco e questo mi dà la misura di quanto in Italia si voglia davvero darsi delle regole. Mi scuso di questo preambolo perché però, trattandosi di opere che vanno e vengono, non è così estranea all'argomento di oggi. E vengo a dare conto dei lavori di riordino e di allestimento nel contesto del progetto dei nuovi Uffizi. Riordino e allestimento che voi capirete per forza seguono i tempi di lavoro di restauro dell'architettura. Ora, siccome non è raro che vengano dette cose anche piuttosto crude nei confronti di chi restaura l'architettura che deve dare poi a noi, io bisogna che dica, a difesa dei colleghi architetti che hanno questa grave incombenza, che non si tratta soltanto di ritardi pur comprensibili in Italia. Ci sono tanti lavori che sono stati fatti che sono invisibili ai più. Per esempio, devo rammentare che gli Uffizi sono al momento l'unico museo storico italiano che risponda alla normativa antisismica, naturalmente tenendo conto che è un edificio del Cinquecento. E per renderlo tale sono stati fatti interventi innumerevoli e laboriosi, strutturali, all'interno della fabbrica. Molte delle volte sono state così, come vedete, strutturate. E sono ovviamente preclusi agli occhi di ognuno, perché sono negli intercapedini fra pavimento e soffitto del piano di sotto. Devo poi ricordare che oggi agli Uffizi, grazie ai lavori del nuovo progetto, posseggono una ventina di stanze della riserva. Le chiamo stanze della riserva un po' alla francese perché se si chiamano depositi, il giorno dopo esce un articolo sui giornali, abbiamo visitato le cantine degli Uffizi, cantine diventate automaticamente cantine, con i quadri accatastati. Quindi volevo farvi vedere queste stanze che sono luoghi in cui, se i quadri potessero, scenderebbero di galleria e andrebbero ad abitare, perché senza luce, umidità costante, temperatura costante, un'area di montagna rispetto a quelli che vivono nelle sale degli Uffizi, con gli aliti inevitabili che portano umidità, e non abbiamo strumentazioni idonee, perché ardue da progettare, che possono immediatamente ristabilire il microclima. Sono una ventina di stanze funzionali e moderne, per un totale di circa 865 metri quadrati, dove sono conservate circa 2500 opere. Qui bisognerebbe che aprissi una piccola parentesi, perché siccome ho visto uscire sul Corriere della Sera un articolo che pareva, così dicevano perlomeno i giornalisti, essere sostenuto da qualcuno della Corte dei Conti, non credo, in cui si diceva perché tutte queste opere nei depositi e così poche in galleria, a parte gli spazi, e questa è una risposta che chiunque può darsi. Ecco, io credo che non possa esserci uno che è della Corte dei Conti, se no capirei perché i conti non tornano in Italia, perché se io faccio di quelle opere nuove, con quelle opere nuove i musei, l'Italia va nel baratro del debito. Chiunque abbia esperienza di musei sa che un museo è una perdita secca.
Gli Uffizi ce la fanno a mantenersi, ma ce la fanno a mantenersi e forse a mantenere anche l'altro unicamente perché gli stipendi di custodia e di tutto il personale, circa 200 persone lavorano con me, paga lo Stato, se no cambierebbe. Voi chiedete a un qualsiasi assessore alla cultura se si può permettere un museo civico. Ecco, quindi cominciamo a considerare cosa siano davvero i depositi e quanto importanti siano, salvo poi naturalmente tener conto anche che non sono tutti capolavori, questa altra parola che ricorre continuamente, capolavori, capolavori segreti, capolavori misteriosi, tutto per ruotare intorno al denaro. Opere che sono tutte visibili e non accatastate come le vogliono i quotidiani, visibili come se fossero una quadreria, ognuna di esse appesa su reti metalliche che foderano le pareti, disponendosi ora a pettine, come in questo caso, ora al centro di stanze più piccole. 20 stanze tutte così, e vi assicuro che non se ne vedono tanti depositi così. Forse abbiamo il vantaggio degli spazi e possiamo non ricorrere a quelle rastrelliere, ma qui ogni quadro è chiaramente visibile. Bene, anche queste stanze rientrano nel progetto dei Nuovi Uffizi e sono state fatte per l'occasione con appositi accorgimenti. Alle stanze della riserva poi si arriva oggi in virtù della nuova scala progettata da Natalini per collegare il piano della Galleria Storica con il piano dove da giugno di questo 2012 il museo prosegue con le sale della maniera moderna, di cui diremo fra poco. Nel piano ancora sotto è appunto ubicata la riserva, poi la scala prosegue fino al piano terreno. Nel dicembre del 2007 finiva il restauro della scala e del ricetto lorenesi. Le pareti della scala monumentale e quelle dell'antiricetto erano prima tinteggiate d'un colore che evocava il cosiddetto morellone, come si dice in Toscana, ma le carte d'archivio e poi saggi sui muri dicevano senza dubbio che tutto era colorato di verde, il verde Lorena. Credo che si possa, io vedo male di qui, ma credo che possiate percepire. Anche per questo intervento, in uno spazio grandissimo, sia in larghezza che in altezza, per fare questo restauro, la galleria non ha chiuso un solo minuto di più. Lavorando di notte furono costruiti dei tunnel, lavorarono gli operai fra la notte fra la domenica e il lunedì, tutto il lunedì, e la notte fra il lunedì e il martedì. Chi è entrato il sabato sera ha trovato tutto cambiato, ma la galleria è rimasta sempre aperta. Questo perché sopra questi tunnel c'erano gli alti ponteggi. Tutte le specchiature furono portate all'originario verde, compreso il soffitto che era stato in precedente tinto di color crema, verde. Le carte d'archivio parlano appunto di verde sulle stuoie e non può che essere quello. Poi abbiamo trovato anche nei saggi di pulitura il verde. Credo sia lampante che fare un lavoro così senza mai chiudere non è cosa poi così frequente, il che per giustificare se ogni tanto c'è un po' di polvere, un po' di pazienza. A decorare la parete che prospetta la scala furono appese le due tele che Jacopo da Empoli dipinse nell'anno 1600 per le nozze di Maria de' Medici con re di Francia. Da una parte a sinistra vedete le nozze di Caterina de' Medici e a destra quelle di Maria. Quella che illustra le nozze di Caterina era rimasta nelle collezioni medici, l'altra era perduta, semplicemente scomparsa, riapparsa sul mercato antiquario, fu anche per volere di Antonio Paolucci acquisita agli Uffizi, dove ha trovato un luogo degno appunto dell'eccellenza e della nobiltà della commissione. Nell'antiricetto dopo poco fu esposto a sovrastare i ritratti di personaggi medici particolarmente legati agli Uffizi uno stemma parimenti mediceo del tempo del duca Alessandro, io credo intagliato da Baccio d'Agnolo, con figure che siamo un po' lontani ma stilisticamente affini alla lingua di Jacopo Pontormo.
Infine il ricetto lorenese, dove tutto, marmi e strutture, è stato restaurato. Di nuovo su pareti e soffitte è stato dato il verde, chiamiamolo tout court Lorena, e conforme alle carte d'archivio il legno degli infissi è stato tinto di cinerino. Non so se si può apprezzare il grigio della parte della carpenteria della finestra. Compiuto il restauro della scala e del ricetto lorenesi, è venuto il momento di intervenire sulla tribuna pontalentiana. Come vedete, luogo abbastanza ambito dai visitatori. Luogo che qualifica la Galleria degli Uffizi e che davvero esigeva, anche da un punto di vista museografico, di essere riconsiderato. Il logorio del tempo, il continuo flusso di migliaia di visitatori ne imponevano il restauro. L'assetto che ora vedete è quello che aveva con grande cura disegnato Luciano Berti, che ho avuto la fortuna di conoscere, considero uno dei più grandi direttori degli Uffizi, con la compagnia e la collaborazione di Detlef Eichamp, per conoscitore di questa materia di secondo Cinquecento e della tribuna in particolare. Più di una ventina d'anni fa Anna Maria Petrioli Tofani, al tempo suo, era stata posta lungo il profilo, forse potete individuarla, una passerella nera che segue il profilo delle pareti. Per salvarlo, il pavimento che è esso stesso capodopera. Questa passerella consentiva la lettura dei dipinti celebratissimi che ci sono e nello stesso tempo evitava il calpestio di milioni di piedi. Si calcoli che l'anno scorso è stato superato qualsiasi record e mi dicono che quest'anno siamo lì nonostante la crisi. Sono stati quasi 1.800.000 visitatori per un luogo che è un grande museo, ma non un museo grande, e la differenza è forte. 1.800.000 persone, io non sono un bravo matematico, ma considerato che erano tutte bipedi o quasi, si parla di 3.500.000 di scarpe che calpestavano un pavimento. Se voi andate, ma ora non ci andate più perché l'ho chiuso, se voi andate, sentite con il piede la differenza della durezza della pietra, ecco, perché era fortemente consunta. Una cosa di cui risponderemo, peraltro non di questo, ma delle nostre chiese, dove se ti avvicinavi, che so, al sepolcro di Desiderio da Settignano in Santa Croce, sotto c'era la lastra, probabilmente sempre di Desiderio, che tutti calpestavano e nessuno diceva niente. Ora, grazie a Dio, si cominciano a coprire, ma ne risponderemo davanti alla storia di questo sterminio di opere d'arte. Quella della passerella fu un'intrusione pesante, ma necessaria naturalmente per salvare il pavimento e nello stesso tempo per non inibire la lettura di quelle opere di tenore altissimo che vi erano esposte. Si parla di Andrea del Sarto, Rosso, Pontormo, Bronzino, Salviati, Giulio Romano. Sempre però in tutti noi che già allora lavoravamo agli Uffizi c'è stata la convinzione che essa dovesse essere rimossa non appena le condizioni l'avessero permesso. E la prima condizione era ovviamente che si potessero portare altrove le opere che c'erano esibite, rendendo così ammissibile il divieto d'accesso al pubblico e offrendo finalmente la tribuna a una visione d'insieme soltanto. La consegna delle sale al primo piano, quelle nuove, che i progetti del nuovo allestimento vedevano proprio riservate a molte di quelle opere che erano in tribuna, ha dato la possibilità di muoversi. E cominciare così un restauro, vedete questa era ancora più piranesiana a vederla dal basso, questa è presa di lato, questa scala era un'opera veramente conturbante dal punto di vista della costruzione, considerato dov'era questa costruzione, in un luogo che era uno scrigno prezioso e dentro questi tubi che si alzavano in un'installazione di quelle che personalmente mi piacciono molto e sono contento che qui alla normale si proceda nel verso
della contemporaneità, una cosa che la nostra stagione teme moltissimo perché è incapace di vivere il tempo che gli è toccato. Le quasi 6.000 valve di conchiglie affogate nell'intonaco della cupola, tornata vermiglia, ma non lo era più, sfumante però in alto nell'oro, di nuovo rilucono come se fossero in un etra stellato. Le scaglie di madreperla sfaccettano la luce con questi ricami fitomorfi che si arricciano nella banda azzurro vivo, qui si stempera un po' il colore ma vi assicuro che è azzurro vivo, del tamburo. Telamoni plastici e cariatidi sensuali si stagliano, vedete, con questi contorni e coloriture dorate sulle mostre delle finestre, da cui il lume del giorno, che prima veniva schermato da piccole tende, ora si infiltra passando dai rulli di questi vetri appositamente foggiati con criteri di un tempo a Venezia, come i documenti volevano, con metodi antichi. E negli sguanci si incastonano profili forbiti di cameo. Il velluto cremisi, che ci ha fatto tremare perché pensavamo che il velluto cremisi così forte avrebbe colpito la nostra generazione così pavida nei confronti del colore, tramandato delle carte, è stato ritessuto con modi antichi dall'antico setificio fiorentino e si fa fondo di toni gravi. Sarei più contento se lo vedeste da questo schermo, perché ha una veridicità maggiore rispetto a quello che potete forse vedere nello schermo vostro. Dipinti di cui abbiamo curato, come posso dire senza apparire troppo banale, di cui abbiamo curato soprattutto l'aspetto delle cornici intagliate e dorate, perché vedendo tutto di fuori doveva essere tutto partecipe di una ricchezza e di una preziosità che era stata fortemente ambita da Francesco I. I marmi romani che si ergono dai plinti del 6 e del 700, recuperato quello barocco della Venere che prima era su un basamento razionalista, ancorché antico ma razionalista, di ottone, bronzo e marmi, però abbiamo ritrovato la sua base. Le sculture hanno recuperato questa loro pelle, ora di porcellana, ora d'avorio, come quella della Venere. Altri marmi più gentili li abbiamo sistemati, come vedete, in quel dove prima passava la passerella, ma erano documentati lì, putti che strozzano l'oca, putti vendemmianti, e sono sistemati su sgabelli che abbiamo fatto ricostruire prendendo spunto, e anzi il modello, dai tocchi in penna del De Grace, che aveva come tante polaroid scattato immagini della galleria. L'intento era quello di restaurare la tribuna e di restituirla alla sua ricchezza di nucleo prezioso per offrirsi soltanto come un'opera a sé. Dunque, come si diceva, con una visione d'insieme, con affacci dalla porta sul corridoio, che era quella consueta, e da quelle delle contigue salette, una a nord e una a sud. Ora che in tribuna non si può più entrare, a me sembra che tutto agli occhi si palesi da tre varchi lasciati all'affaccio, alla stregua d'un'epifania magnifica, luogo dove s'avvera il sogno di un principe intellettuale appassionato. L'affaccio da nord richiedeva interventi sia nello stanzino delle matematiche da tempo chiuso e che abbiamo riaperto, restaurando tutti i bronzetti, i soffitti e le pareti, che sono verdi anche questi, come erano, come le abbiamo trovate. Abbiamo dovuto riaprire la porta che vedete a sinistra e che comunica con la sala di Leonardo, perché ora che non c'è l'adorazione dei magi di Leonardo, che è alla fortezza da basso per le analisi, un restauro incipiente, abbiamo riaperto quella porta che c'era, e adesso dalla sala di Botticelli si vede in fondo fino al terzo corridoio, con quei bagliori
più da Venezia che da Firenze per l'Arno che scorre sotto. E dalla sala di Botticelli si vede quell'infilata che nel Settecento si vedeva. Abbiamo dovuto riaprire quella porta, restaurato lo stanzino, però era necessario. Voi immaginatevi quanta gente entri nella sala di Leonardo, che è subito dopo quella di Botticelli. Se avessimo lasciato quella porta soltanto per andare a vedere la tribuna affacciandosi alla porta di destra, credo che avremmo rischiato grosso nel ritorno. Allora, grazie a Dio, a tutte queste stanze si accedeva nel Settecento dalle porte del corridoio, abbiamo riaperto il varco che c'era, per cui dalla sala di Leonardo ci si affaccia alla tribuna e poi si scorre nel corridoio, evitando un scontri pericolosi. Anche a sud, nella saletta con le opere del Signorelli, per chi conosce gli Uffizi, quella che peraltro apre poi la sequenza che porta fino al corridoio sull'Arno, è stato necessario intervenire, perché per andare in quella saletta bisognava passare dalla tribuna. Inibendo nel transito bisognava riaprire una porta. Questa è la stanza e questa è la porta riaperta dove sono state trovate anche nell'imbotte le decorazioni del Settecento. Riaperto anche questo varco, in pratica le tre porte, la vecchia, quella centrale della tribuna, la precedente dello stanzino delle matematiche, la susseguente della stanza per ora di Signorelli, poi cambierà nome perché anche tutto l'allestimento cambierà, perché l'intenzione non è quella di prendere le opere da deposito e portarla in galleria. L'intenzione è quella di diluire le opere per farle finalmente guardare come testi figurativi e non come feticci una accanto all'altro per dire io ci sono stato. Se sono testi figurativi, sono testi poetici che si esprimono in figura, vanno letti come testi poetici. E quindi fra un quadro e l'altro deve esserci quella pausa necessaria per favorire una lettura pausata. Quindi ci sarà tutto uno scorrimento e il Cinquecento, che ora è quasi tutto su per ovvie ragioni, passerà quasi tutto al primo piano. Tutto quello che veniva fatto dalla stanza del Signorelli poteva essere visto perché abbiamo lasciato questo vetro con l'apertura sulla scala e sui restauri. Per poter lavorare senza inibire definitivamente la visione, che posso dire, dei coniugi panciatichi del Bronzino, del Battista nel deserto di Giulio Romano Raffaello, per me più Giulio Romano che Raffaello, ma insomma, la Dama col Petrarchino di Andrea del Sarto, l'Angiolino del Rosso Fiorentino, abbiamo ricostruito nella sala che gli fa contraltare la tribuna nel terzo corridoio, che è poi questa, la sala del Barocco e della pittura riformata toscana, una nuova tribuna, e anche questa è stata fatta in due notti. Abbiamo allestito questa, senza mai chiudere il museo, abbiamo allestito una tribuna effimera dove sistemare temporaneamente questi quadri che ora per la più parte sono nelle stanze che vedremo dopo. Quello che mi premeva, sto cercando di tagliare perché mi rendo conto che il tempo scorre, recuperando dai depositi le opere che sono nella tribuna, perché le opere che vedete qui sono tutte opere che erano nei depositi, però la condizione che abbiamo posto è che queste opere che vengono dai depositi avessero passato una parte del loro tempo in tribuna. Che significa che erano state comunque giudicate meritevoli del luogo più importante degli Uffizi. Non c'è opera ora in tribuna che non abbia passato un lasso del suo tempo in tribuna. Non sono state tolte a capriccio, sono state sistemate secondo un'impaginazione che è quella per solito più frequente, con un quadro grande, molto grande, nel registro superiore e tre quadri più piccoli, per modo di dire, nel registro inferiore. Questo serve anche a capire, a chi pubblica gli articoli sui quotidiani a proposito dei depositi, che i depositi sono il luogo dove il gusto si decanta, dove oggi sono opere che ieri erano in galleria e che domani forse torneranno nei depositi, perché questa è la storia.
non sono ricoveri polverosi, sono luoghi dove il gusto lascia che la passi, che il transito della cultura abbia i suoi riverberi nell'aspetto di galleria, e quindi è del tutto evidente che i quadri che ci sono ora non richiedono la stessa lettura dei quadri dei capidopera che sono stati portati altrove e che possono essere guardati da vicino, ma sono parimenti meritevoli di essere nel cuore pulsante degli Uffizi. Fra poco parleremo della nuova sistemazione dei dipinti che c'erano. Intanto scendiamo al piano di sotto. Le stanze che vedete segnate in blu in alto a sinistra e la striscia che fa una mezza T rossa sono le stanze che ci sono state date, quelle blu a dicembre, a metà di dicembre del 2011, quelle rosse a metà giugno del 2012. Queste sono le 10 sale, sarebbe meglio dire gabinetti, perché sono gabinetti d'opere di piccolo formato, come si usava, che ho fortemente voluto fossero segnate da una cromia vibrante. E la cromia è di per sé carattere innovativo agli Uffizi, dove si escludono gli spazi storici, la scala e il ricettolo renesi, la tribuna, il monumentale vano di Niobe. Gli spazi si svolgono in un percorso che si snoda in un rosario bianco di pareti. Nei vani recentemente aperti, questo è il corridoio centrale con la luce che piove dall'alto, ai lati si aprono 6 piccoli gabinetti, in uno di questi c'è la pittura spagnola, francese, pittura francese, pittura nella stanza che si traguarda vedete invece un quadro francese, e fiamminghi olandesi poi. Gli ambienti, insistendo su una porzione del museo estranea alla fabbrica di Vasari, hanno potuto dare agio di svincolarsi da questa bicromia tipicamente vasariana, il grigio della pietra serena e il bianco dello scialbo delle pareti, fin troppo osservata a mio avviso finora, ma in taluni punti a buon diritto. Una cromia, quella bicromia, a cui si attennero Michelucci, Scarpa e Gardella, in questo che è uno degli episodi fondamentali della museografia del Novecento, la Sala delle Tre Maestà, nel circuito di sale che fecero loro alla metà degli anni 50 del Novecento, e che poi vide una attenzione, perché nel proseguimento di queste sale alla Sala di Leonardo si arriva nella Sala di Leonardo che è del 91 e nella Sala dei Lippi che è del 97. Questo nitore arriva fino alla tribuna, o meglio, fino allo stanzino delle matematiche. Da lì cambia registro la cromia. Dunque, alle nuove sale degli stranieri è rimessa l'esposizione dei quadri delle scuole che finora erano state conservate nei depositi. La maggior parte di questi quadri era conservata nei depositi, non già per un'importanza minore, ma perché finora non c'erano state le stanze per la pittura fiamminga e olandese, che pure, come sapete, era di grande importanza per scelta collezionistica dei Medici del Seicento. Per fare questa scelta, come sempre personalmente voglio, ho chiamato uno specialista esterno, in questo caso Bert Meyer, che immagino conoscerete, che forse meglio di ogni altro conosce la pittura di questo momento, e così farò ogni volta che si tratti di una conoscenza peculiare che esula dalle nostre della direzione. È chiaro che ha lavorato con 2 colleghi della direzione, ma la selezione, perché comunque una selezione andava fatta, non tutti sono entrati, è stata chiesta a uno che questa materia la conosceva perfettamente per una pluridecennale indagine. E lui, fra l'altro, ha proposto, e noi abbiamo aderito, di esporre per esempio la pittura olandese che qui vedete,
dividendola per scuole, che poi significa per città, quindi Leida, Amsterdam, L'Aia, Delft, Rotterdam, Haarlem e Utrecht. Questa è la sala di nuovo della pittura spagnola, dove è stata conservata la torre della zecca, che per l'appunto di lì passa. Questa di nuovo sono gabinetti di piccolo formato. Contrariamente a quanto si temeva, non io perché tanto ormai sono abituato alle critiche, era appunto il colore. Il successo è stato quasi unanime, forse perché piano piano ci si rende conto che per la paura del colore le nostre città stanno diventando tutte... No, voi avete un esempio con Palazzo Blu, un blu un po' timido a parer mio, però insomma Palazzo Blu... Firenze sta diventando tutta chiara, perché quando chiedono il permesso basta che sia più chiara che di quella accanto, per cui voi capite cosa sta diventando la città che Masolino e Masaccio dipinsero con quei colori alla Cappella del Carmine. Proseguendo dalle stanze blu, lì è inglobata anche la scala, si va nelle stanze nuove che ci sono state consegnate a giugno. Non so se leggete le scritte, comunque sono le stanze della maniera moderna, precedute da una stanza che ora vedete, dove in un primitivo progetto degli anni passati era previsto di sistemare la pittura fiorentina della maniera moderna, quindi Andrea del Sarto e gli altri. Se voi pensate che però questa lunga aula ha come accesso una piccola porta, e questa è una stanza dove sono stati, una stanza che ho voluto di riposo pensando alle mie coetanee, perché non si può ormai fare tutta la galleria, è pericolosissimo per il nostro fisico. Ho messo dei divani, da questa parte si vede una scultura antica e poi si sale alle stanze degli stranieri, da questa parte. Non potevo pensare che da questa porta si vedesse due piedi della Madonna della Repubblica. Allora, fate in modo che invece straguardasse quello che ora vi farò vedere anche a voi. Questa è l'infilata delle stanze dove prima c'era l'archivio di Stato, ed è stata aperta questo percorso di sale in sequenza di cui ragioneremo. Se per le pareti degli stranieri fu scelto il blu, qui dipende, sapete, dallo schermo che abbiamo davanti, la cosa migliore è che veniate agli Uffizi e vediate qual è il colore. Comunque è stato scelto il rosso, dove però ho pensato fosse auspicabile metterlo. Non potevano essere dunque le pareti, perché qui davvero sono le stanze vasariane. Voi vedete il Modine in alto in pietra serena, e poi le pareti chiare. Quella parete che io non avrei voluto, ma insomma non c'era sistema, che è quella che cela gli impianti di condizionamento, pure indispensabili, e di umidificazione dell'aria. Ho pensato che quella poteva essere la traccia che segnava il percorso della pittura del Cinquecento. Quindi non qui tutto rosso, ma rosso soltanto la parete, chiamiamola così, effimera, che dava il transito all'interno di un secolo. Tutto il Cinquecento sarà rosso. Non poteva, questo nemmeno io avrei voluto che fosse toccata la bicromia vasariana nelle stanze che sono rimaste senza superfetazione, a parte poche cose, quelle progettate da lui. Blu e rosso, per cui alla presentazione del restauro della tribuna, che è stato quasi concomitante, e badate che quasi concomitante era l'allestimento di Bagliori Dorati, la mostra del Gotico Internazionale, e badate di nuovo, scusate l'autocelebrazione, così vi apparirà, non un minuto la galleria è stata chiusa. Si montava una mostra con opere venute da ogni parte del mondo, con statue anche monumentali, mentre un'altra squadra montava le sale
del Cinquecento, della maniera moderna. Ecco, blu e rosso. Blu e rosso, ho aspettato il momento dell'inaugurazione della tribuna per dire che poi non erano invenzioni moderne, ma era un rispettoso ossequio dei colori scelti da Francesco I e dal Buonpaventi, l'azzurro del tamburo e il rosso della cupola e delle pareti. La sala lunga che avete visto, ho pensato che potesse ben essere una specie di preludio vasariano alle stanze della maniera moderna. Non dirò a voi cosa dice Vasari. Una cosa che però si può ricordare è la sua decisa insistenza sul fatto che la maniera moderna nasce nel veder cavar fuori di terra certe anticaglie delle più famose citate da Plinio, Laoconte, la Cleopatra, l'Ariadne, che tornerà entro breve agli Uffizi grazie al soprintendente Carlotta Cialferoni, che ha concesso questa mia richiesta una via positiva, l'Apollo del Belvedere, il Torso Grosso, cioè il Torso del Belvedere. Queste, dice Vasari, furono le opere che determinarono lo scatto della maniera d'arte, della maniera moderna. Ecco, la maniera moderna comincia dopo, ma mi sembrava che avesse un senso esporre queste figure sullo stesso rosso, e vi assicuro che un conto è vedere questi marmi ellenistici sul rosso di queste pareti, altro conto, come sapete bene, è vedere i marmi nel primo corridoio degli Uffizi bianco su bianco, con un allestimento alla Malevich, verrebbe voglia di dire. Allora, queste sculture trionfano sul rosso delle pareti e sono quel prologo che Vasari aveva pensato. Subito dopo, in uno stanzino minuscolo, ho pensato di sistemare quelle opere di Andrea del Sarto che più di ogni altra, aderiva al concetto dell'ellenismo, alla torsione delle figure, all'avvitamento delle figure, e sono le sue tele, verisimilmente dipinte per il Carnevale del 1513, che sono l'esatta esemplificazione di quello che dice Vasari. Dopodiché si prosegue con la prima sala di Andrea, quella che vedete piccola prima delle stanze, quella che vi ho illustrato ora con i monocromi di Andrea del Sarto. Andrea del Sarto, una sala dedicata agli amici di Andrea, quindi con Bacchiacca, Franciabigio, Puligo, una sala dedicata a Rosso Fiorentino, la sala dedicata a Pontormo, la sala dedicata a Bronzino, la sala dedicata a Bronzino in rapporto ai Medici, con il Nano Morgante recuperato in occasione della mostra del Bronzino, e con il Raffaello. Lo vedete un po' distorto perché il Leone X si è un po' allargato nella foto. Come si vede dalla pianta, queste stanze, che non sono modulari, sono stanze tutte diverse, in linea di massima tutte piccole, qualcuna un po' più grande, sono state di grande inciampo al nuovo allestimento, perché la loro casualità non aveva nessuna rispondenza con l'obbligo che ci eravamo posto di rispettare scuola e cronologia. E quando ti capitava una pala grande in una stanza piccola erano dolori forti, cosa che è capitata quasi costantemente, magari per poi trovarsi opere piccole in una stanza grande. Molto si è guadagnato mettendo la scultura in quella che vedete numerata 56, per cui dalla porta, da quella stanza di riposo, uno vede il torso Gaddi e capisce che si sta su fondo rosso, capisce, e poi comunque in ogni stanza, nelle stanze iniziali c'è sempre un pannello che spiega la ragione di quell'allestimento, entra e poi prosegue fin dove possibile in questa lettura che doveva sacrificare meno possibile la nostra idea di secondare la cronologia e le scuole.
perché oltretutto queste stanze sono piccole e hanno, questa sarebbe una stanza molto grande lì, tanto per avere un parametro, veramente la metà può essere di questa, hanno due finestre che danno sul piazzale e quella parete te la giochi. La porta che dà in questa infilata è quella parete della di mezzi, in più è stato pensato dagli architetti che tutto quello che riguardava la sicurezza, gli impianti, la tecnologia, andava sistemato in queste barre. Due per stanza. Detto, si poteva evitare di pensare di farci un museo in queste stanze, perché lo spazio è in queste stanze, abbiamo dovuto lavorare e in queste stanze dovremo continuare a lavorare. Qui avrei voluto parlare, e abbiamo finito, avrei voluto parlare dell'uscita di Zozzaki, perché tanto è una cosa che serve per divertirsi, visto che siamo in questo paese. Però una primizia ve la volevo dare, ed è proprio una primizia perché nemmeno i miei colleghi lo sanno, a parte quelli della direzione. Quale sarà la sala di Michelangelo? Chi sa come si svolge il percorso agli Uffizi sa che la prima sala che si affaccia all'inizio del terzo corridoio ha il tondo doni di Michelangelo. E voi capite che lì c'è sempre un cordone per bloccare la gente, perché è un altro dei feticci, comprensibilmente, per carità, non voglio farlo snob, comprensibilmente. Allora, il tondo doni andrà nella stanza dove abbiamo fatto la tribuna effimera, perché il secondo Cinquecento, slittando, andrà al piano di sotto. Non so ancora come, perché questi quadri sono per lo più grandi delle porte e delle finestre, ma insomma, mi dicono quelli che hanno le misure in mano che si può fare, e io mi rimetto, o perlomeno non ci voglio pensare fino ad allora. E la disposizione sarà questa. Ecco l'Ariadne di cui si parlava, che starà al centro della stanza, in fondo ci sarà il tondo doni di Michelangelo, ai lati due granacci per la camera Borgherini, granacci e non sto a dire cose ovvie, ma insomma, tanto per spiegare la ragione per cui abbiamo messi qui, Granacci e Michelangelo erano amici, tutti e due usciti da ghirlandaio e via e via. Il fianco destro della sala troverà esposta la scuola di San Marco con Bugiardini, fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli. Il lato contrapposto a fare contraltare ci saranno i maestri della Scuola dell'Annunziata alla loro prima opera, Andrea col Noli Metangere, Francia Bigio e poi la Pala di San Giobbe. Opere che provenivano dai depositi degli Uffizi, che sono andati poi al museo di San Salvi, del Cinema di San Salvi. Grazie a Dio io ero presente quando Berti diceva che potevano andare lì, ma dovevano ritornare per i nuovi Uffizi, perché sennò i colleghi attuali mi avrebbero detto perché devono venire via. La spiegazione è che sono andate lì e a giusta ragione, visto che dall'80 al 2012 anni ne sono passati, per non tenerli nei depositi. Ora è il momento che tornino. E poi nella sala, voi vedete che c'è sempre la Cleopatra che vediamo, l'Ariadne, insomma, che vediamo sempre ripresa da punti diversi. Ora abbiamo le spalle al tondo doni con i due berrughette. Se sono tutte e due berrughette, vi preannuncio che a marzo agli Uffizi si aprirà una mostra su berrughette e gli spagnoli all'inizio dell'esordio della maniera moderna. Dall'altra il Granacci e nella teca, e con l'ingresso di Carlo VIII, e poi nella teca il piccolo dittico di Fra Bartolomeo. Questa sarà la sala rossa, come vedete, perché sarà il colore che darà l'avvio a quello che, fatte le scale, si ritroverà. Chiudo con l'uscita di Zozzaki. Questo è il progetto di Zozzaki. Non rispondo mai a domande se mi piace o non mi piace. Naturalmente, in cuor mio ho il pensiero che custodisco segretamente. Però non sorridete, perché non è di disprezzo.
Quello che disprezzo invece è il luogo dove mi trovo a vivere, perché questo è un concorso che è stato chiuso ufficialmente nel 1998 e doveva essere realizzato perché il concorso era stato regolarmente vinto e avevano espresso il loro parere tutte le personalità più alte delle istituzioni coinvolte, dal Ministero alla città. Siamo nel 2012 e ancora nulla. Tutto è bloccato dalla paura di deturpare la nobiltà del luogo, è stato detto. Tutto è bloccato anche dalla paura di uno o due figure, diciamo così, della cultura italiana, considerate, credo a torto, autorevoli, ma sicuramente meritevoli di rispetto e di paura, forse, che tengono bloccato questo progetto. Io credo che per parlare di nobiltà del luogo, credo che il luogo vada guardato. Ecco, portato, è vero, immagini di inizio secolo, ma è cambiato poco. Questo è il luogo dove andrebbe l'uscita di Sozzaki, com'era all'inizio del Novecento. Questo è quello che è adesso, con questo scivolo sghembo per barche un po' particolari, potete capire, perché una dritta non gira. E questo è quello che la deturperebbe. Grazie. Grazie Antonio. Abbiamo un po' di tempo per una discussione, anche se quello che dovrebbe succedere adesso mi rendo conto, lo faremmo volentieri, sarebbe dirvi scendete, c'è un pullman che ci aspetta e ci porta rapidamente a vedere tutto questo. Mi spiace, non lo possiamo fare, speriamo di poterlo fare presto, quando qualche lavoro in più sarà stato fatto, forse addirittura l'impossibile di cui ci stai. Ci hai parlato poco fa. Domande o commenti da parte vostra? Gli spunti sono infiniti, mi rendo conto. Chi vuole rompere il ghiaccio? Quanto è difficile in un momento come questo per l'Italia trovare fondi per realizzare dei lavori come quelli che hai illustrato poco fa? Sì, è molto difficile, penso, dalla lentezza a cui arrivano, credo di poter dire che sia molto difficile. Credo poi peraltro che, come mi sembra tu lasci capire te, basta guardare o ascoltare un telegiornale per capire che sia molto difficile. Non so dire come fare. Io mi rendo conto però di due cose, che non sempre i fondi vengono spesi con oculatezza, basta guardare agli sperperi che sono oggetto anche di attenzione da parte della magistratura, che sono stati fatti vicino alla Sardegna, mi risulta, insomma, dove denaro è andato perso senza nessun costrutto. Di sicuro posso dirti che, per quanto mi riguarda, non ho sensi di colpa perché prendo 1.900 euro al mese, che è un ventesimo di quello che prendono i miei colleghi all'estero. Vorrei rassicurare Antonio Natali che almeno qui non deve difendere questo punto di vista, e parlo anche per lui e per tutti quanti noi. Questo lo possiamo dare per metabolizzato, anche senza pensare alla cronaca recente, abbiamo delle priorità abbastanza chiare su questi aspetti. Altre domande o commenti? Sì, allora ringraziando Antonio per questo racconto volevo riallacciarmi a un aspetto iniziale della sua esposizione, cioè quando ha fatto riferimento al fatto che ci sono musei che sono visitati per un'opera, vedi il caso dell'Accademia, quello che chiamava appunto il feticismo, se ci sono opere che sono visitate, musei che sono visitati solo per un'opera come appunto il David, c'è anche un problema di direzione dei
dei flussi del pubblico negli eventi espositivi rispetto alle esposizioni permanenti, cioè musei. Allora mi faceva piacere conoscere le riflessioni del direttore degli Uffizi, che anche ospitano, come appunto recentemente i Baglioni Dorati, ora mi diceva Berrughete, io mi ricordo la grande mostra di Vasari alla fine dell'anno scorso, eventi espositivi di grandissimo richiamo, sul rapporto appunto sia a livello di allestimento che a livello di comunicazione tra esposizione temporanea e esposizione permanente, anche perché molto spesso appunto ci sono persone che fanno le code alle mostre, come è ben noto, e non hanno mai visitato i musei della loro città. Dire una cosa assolutamente banale, ma vera. Quindi mi interessava questa riflessione, la tua riflessione su questo. Sì, sì. Non è affatto banale, anzi devo dire che è una domanda molto grave, a cui ho dedicato proprio diversi incontri, titolandoli quasi sempre con poca fantasia etica e musei, quello che tu anzi dicevi. È un problema di morale, cioè è un problema morale che riguarda qualsiasi faccia del nostro Stato. Quando si parla male della politica non si ha la percezione di quanto noi italiani siamo così. Perché quando si parla di petrolio, e naturalmente lascio a voi un giudizio sull'eleganza di queste immagini o di giacimenti culturali, viene di pensare, trascurando appunto la volgarità dell'esempio, viene di pensare che uno Stato che ragiona così forma dei tecnici che sappiano poi curare questi giacimenti culturali. Restiamo noi pure, affondandoci con le gambe in questo esempio fangoso. Se è petrolio, qual è quel petroliere che, trovato un nuovo pozzo, dice: finché butta, sono tutti soldi guadagnati, come succede in Italia, e invece non trova dei tecnici specifici e li addestra per curarli quel posto? Qui non si insegna più la storia dell'arte quasi nei licei umanistici. E questo è il nodo fondamentale. I musei non possono fare educazione, possono specializzare un'aspirazione. Possono fare quello che diceva un grande direttore del Settecento, che Giuseppe Pelli Bencivenni: far venire i giovani nei musei perché si addestrino al bello e poi lo sappiano riconoscere in ogni frangente della vita. Se lo sapessero riconoscere starebbero lustri i nostri politici. Meglio che non si addestrino. Quello che dico è che se la scuola non riparte con l'educazione, hanno tolto, mi risulta, a Firenze la storia dell'arte da un liceo turistico, da un istituto del turismo. Io capisco che la fisica sia importante, ma in un istituto turistico credo che sarà bene avere delle nozioni di estetica e di storia dell'arte. Non la insegnano più nei licei classici, un'ora, e fino a poco tempo fa non era nemmeno necessario render conto di averla studiata. Poi però si parla di petrolio, poi si dice che il nostro patrimonio è la nostra ricchezza, e poi ci si mette manager, come se manager fosse la... Dunque dovrebbe uscire forse sul Sole 24 Ore domenica prossima, quindi proprio in bocca al leone. Sono andato a parlare male dei manager, perché era inutile che lo chiedessi al Manifesto, lì era scontato. Probabilmente esce, da due domeniche salta, ma probabilmente esce, in cui parlo della managerialità. Allora, bisogna intendersi, io non ho niente contro i manager, però se si pensa di riservare ai tecnici l'aspetto della tutela, come se fossero quelli con le maniche nere fin qui che spolverano, e loro poi gestiscono il patrimonio. Guardate che io, da storico dell'arte, laureato, non sono entrato più proprio subito agli Uffizi, laureato nel 76, ma entrato nell'81, ho fatto la mia gavetta in cooperative, figurati, tante cose, e qualche borsa tipo alla Longhi, con richieste di rinnovo per non sapere come andare avanti. Anche perché nell'81, quando sono entrato, avevo già 30 anni, non ero proprio di primissimo pelo. In questa situazione ho perso il filo, mi dovete aiutare voi, perché sono stanco. Ed è anche strano che me ne dimentichi, perché la mia fissazione di questi tempi è un po' come la pensione. So fare il manager, come intendono loro, lo so fare. Vado negli Stati Uniti, propongo che l'annunciazione di Leonardo ci vada per 3 mesi, mi danno 1 milione di euro e io alla fine dell'anno, perché qui bisogna rendere subito conto i manager che hanno fatto tutti i soldi immediatamente.
perché non c'è pazienza, perché un amministratore politico deve rendere conto nel giro di 2 o 3 anni che lui è stato bravo. Non può averla vista lunga, non è che non ce l'hanno, non può averla. E allora chiamano dei manager che gli danno subito l'esito, pronto, immediato, e fanno così. È evidente che noi facciamo la figura di quelli perniciosi che mettono le zeppe, perché l'annunciazione non si sposta, perché non si può rischiare di perdere uno dei capisaldi della cultura figurativa occidentale, e poi perché chi fa la fila di 2 ore per entrare agli Uffizi ha diritto di trovare le opere che gli sono state preannunciate. E invece se venite agli Uffizi sono più gli spazi vuoti di quelli pieni. I manager, questi sono i manager. E poi vedo come si concluderà questo piccolo, se mai vedrà la luce di questo articolo, siccome noi ci trattano da poeti, allora ci devono dire se in questa situazione melmosa ci troviamo per colpa dei poeti o dei manager. Ecco, proprio ecco, cercandomi di ricollegare agli interventi precedenti, sul tema degli sprechi, anche proprio sul ruolo sociale della storia dell'arte oggi nella società civile, vorrei ecco, che si riflettesse proprio sulla definizione di museo, come è prevista dall'ICOM, dall'International Council of Museums, perché ecco, ci stiamo accorgendo che nella cultura comune questa definizione è quantomeno sfuggente. E quindi le chiederei di fare un commento su questo tema e anche su quale potrebbe essere una proposta da storico dell'arte, appunto, su quale può essere il ruolo dello storico dell'arte oggi nella società civile per sensibilizzare sul tema della tutela. Ecco, le chiederei questo. Sensibilizzare la società civile è difficile proprio per quello che dicevamo poco fa, perché la società civile è diventata insensibile a questi problemi. Per la società civile, quasi tutta la società civile, un'opera d'arte, chiamiamola così genericamente, è molto spesso un luogo che bisogna visitare per dire io ci sono stato. Non è come leggere una poesia di Montale, per dire. Lei avrà i suoi tempi per leggere la poesia di Montale. Lei avrà bisogno di non essere circondato da migliaia di teste che gli passano davanti mentre legge questa poesia. È un componimento poetico che si esprime in parola. Finché noi non facciamo partecipi gli altri, che le opere d'arte sono componimenti poetici che si esprimono in figura, non ci sarà mai la stessa disponibilità a recepire quello che lei auspica. Perché oramai la maggior parte della gente, non vorrei essere troppo crudo, ma la maggior parte della gente viene agli Uffizi per farsi fotografare, ammesso che sia possibile ancora, in teoria non dovrebbe esserlo, accanto al cartellino, non davanti all'opera. Perché è il feticcio. Ma qualsiasi cosa oggi nella nostra società è diventata feticistica, perché è il tramonto, è il declino di un'etica, a cui noi assistiamo passivamente. Io ho 3 figlie e vedo che nonostante siano cresciuti in una famiglia che, a me e mia moglie queste cose le mastichiamo quasi quotidianamente, sono già turbate nella loro visione per colpa di quello che vedono in giro, delle frequentazioni che hanno, di quello che ci è stato trasmesso per 20-25 anni dalle televisioni, che i giovani guardano. Per la distorsione anche di questi strumenti di comunicazione, che possono dire tutto quello che vogliono, mettendo alla gogna anche le persone, di solito sono quelle più impegnate. Mi è capitato di leggere, ma perché è stata la mia più piccola a farmelo vedere, dei commenti, quando venne fuori l'articolo relativo agli stipendi di noi direttori. E naturalmente, sì, non perché ero io, ma perché faceva più colpo parlare degli Uffizi che non della Borghese, parlavano del mio stipendio. La maggior parte dei commenti spudoratamente dicevano: se prende questa cifra vuol dire che questo fa, se volesse prendere di più andrebbe altrove. Tutti i commenti che sono attinenti a una mentalità che non considera più la poesia, che non considera più l'etica. E la scuola temo che abbia perso molti treni. Per sensibilizzare, io posso fare agli Uffizi delle mostre e le faccio,
sperando di riuscirci, non, come posso dire, non dichiaratamente di richiamo. Posso, fatto la mostra del 600 napoletano nelle collezioni fiorentine, non credo che la gente facesse la cazzotta delle biglietterie. Ho fatto la mostra sul 700 fiorentino, ho fatto la mostra sugli eredi di Giotto, e non era una speculazione, Giotto erano eredi, i suoi scolari. Ho fatto una mostra sì su Caravaggio, ma insomma era l'anniversario, e poi soprattutto bisogna pur che si sappia che a Firenze c'è dopo Roma il numero più grande di Caravaggio e Caravaggesi. Ho fatto una mostra di Vasari, che poi altro nome per cui non si fa puntata davanti alle biglietterie, però comunque più noto, ma non potevo non farlo perché Vasari è l'artefice del luogo in cui noi ci troviamo. Tutte mostre che evidentemente una azienda che organizza le mostre non si può permettere, perché sennò chiude. E questo è il grave disagio. Però se queste cose non lo fa un museo dello Stato, dove queste mostre comunque devi vederle, perché ci devi passare. Una piccola parentesi, io aspiro da 3 anni ad avere una stanza a parte, perché istituire il concetto democratico che uno si vuole vedere gli Uffizi, vede gli Uffizi, se vuole vedere la mostra, vede la mostra, se vuole vedere le mostre e Uffizi, pagherà il comunalismo. Questa sarebbe la mia aspirazione. Non credo sia così ambita dai concessionari, che prendendo la percentuale al biglietto preferiscono. Però anche qui, ora mi rivelo un po' gesuita, anche qui io credo, ecco qui potrebbero esserci di mezzo i manager, perché se un manager, uno che si intende di queste cose, stabilisce quale deve essere, con i numeri degli anni passati, quale deve essere il numero di persone, il prezzo per entrare in Uffizi, quale deve essere il prezzo per la mostra, quale deve essere il prezzo per il comunativo, loro sono stabilito alla fine che il concessionario non ci rimette. Se sai fare davvero il tuo mestiere. Questa è la situazione. Però se non lo fa uno Stato, un museo che ospita 1.800.000 persone, che quindi presumibilmente con le mostre di Uffizi vengono viste da 500-600.000 persone, ed è la ragione per cui quando mi chiedono, la parte di persone è stata visitata da tutti, non lo so, sono quelle del museo, perché c'è la gente che si vantava delle mostre fatte al Colosseo, per forza, la gente che andava al Colosseo era la mostra. Quindi se non si fa noi una politica di formazione, non so se questo è quello che mi dice, se non si fa noi una politica di formazione, sapendo che comunque di lì passeranno centinaia di migliaia di persone, e qualcosa, magari anche avendo un impermeabile spesso, qualche schizzo d'acqua potrà restare di quello. Credo che questo si possa fare, ma tutto per me è all'origine. La scuola. Non c'è verso. Lì si forma tutto, è lì che dai la coscienza dell'importanza. Io confesso una cosa che non avevo mai detto. Io giocavo nella squadra di pallavolo del liceo classico che è Leo di Firenze. Quando c'era la squadra di arte andava di mano. Perché tanto capivo che non serviva a nulla. Non serviva a nulla, ti facevano capire che era una cosa che doveva esserci, come l'insegnamento della religione. Questo è. Questa parte la oscuriamo poi nel video. Poi ti citano, è una tragedia. Vorrei ringraziarla per le bellissime cose che ci ha detto, e le esprimo tutto il mio accordo per le critiche che ha fatto con una meravigliosa vis polemica toscana che ho apprezzato molto. Vorrei però precisare che, a mio modesto parere, il fatto che nelle scuole italiane, nelle migliori scuole secondarie, diciamo nei licei classici italiani, la storia dell'arte non sia considerata per quello che vale e soprattutto per l'importanza culturale che ha per l'Italia, cioè apro un piccolo inciso, è vero che noi abbiamo Dante Alighieri, Galilei, eccetera, però grandi letterati e grandi scienziati di quel livello l'hanno avuti anche altri paesi, e invece grandi pittori, grandi scultori, grandi architetti come quelli dell'Italia direi che non l'ha avuto nessun altro paese, nel senso, scusi se parlo un po' così a braccio magari. No. E, ecco, quindi secondo me nelle scuole italiane dovrebbe essere messo in chiaro che
le arti visive in Italia hanno una preeminenza assoluta su tutto il resto della cultura, diciamo, umanistica, perché poi c'è il capitolo scientifico che è un'altra cosa. Ora io ero uno studente di uno dei migliori licei classici di Torino nei primi anni 60. Ho avuto la fortuna di avere una straordinaria insegnante di storia dell'arte, ma quella è stata una pura fortuna perché insegnava lì. Altri insegnanti di storia dell'arte dell'epoca non erano a quell'altezza, ma avevo un'ora di storia dell'arte alla settimana. Ora, lei parlava dell'ora di storia dell'arte adesso, mi permetto di dire che questo problema risale a ben prima dell'epoca manageriale in cui viviamo. Ha ragione, ma allora non si diceva che era il nostro petrolio? Se oggi lo dicono, sì, ma no, questo però, sì, d'accordo, però questo non è che migliorasse la situazione. Cioè, io credo, dopo matura riflessione, posso sbagliare, magari lei mi correggerà, che il motivo fondamentale per cui la storia dell'arte è stata bistrattata nelle migliori scuole secondarie italiane da decenni è dovuto al fatto che Croce e Gentile, essenzialmente, diciamo, riducendo la cosa all'osso, che Croce e Gentile di arte non capivano nulla, di arte visiva, capivano molto di storia, di filosofia, di letteratura. Cioè erano gente, non vedevano i quadri, leggevano, capito? Allora purtroppo la cultura umanistica italiana da decenni, adesso meno perché appunto le situazioni cambiano, ci sono i manager, quindi se vuole che siamo caduti dalla padella nella brace, ma insomma anche allora, quando mezzo secolo fa o quello che era, quando i licei italiani erano a un buon livello, tuttavia c'era una sproporzione assurda nell'indifferenza generale, perché poi la viltà nostra, di noi intellettuali di oggi, è la stessa di quella che c'era allora, è la stessa di quella dei professori universitari degli anni 30 che firmarono tutti, solo l'1%, cioè 12 su 1200 si rifiutarono di firmare la fedeltà il giuramento di fedeltà al partito fascista. Quindi la viltà degli intellettuali sotto forme diverse, perché la storia cambia, era la stessa negli anni 30 all'epoca di Mussolini, la stessa 50 anni fa e la stessa oggi. Un grande problema che bisognerebbe cercare di affrontare, se possibile di risolvere, è la valutazione dell'importanza delle arti visive nella cultura italiana rispetto a tutti gli altri aspetti della cultura. Questo, secondo me, Croce e Gentile sono stati forse i massimi responsabili. Quando io ero ragazzo, ero appunto al liceo di cui dicevo, si dava un'enorme importanza all'insegnamento della filosofia, che non si capiva bene cosa fosse, perché insomma, invece l'arte no, era come la ginnastica. E quindi questi sono problemi che ci portiamo dietro da decenni, capito? E concludo dicendo che sono stato in Russia recentemente per un congresso scientifico, ho visitato l'Ermitage a San Pietroburgo e sono rimasto esterrefatto da quello che c'è lì. Cioè tutti i difetti a cui lei accennava sono moltiplicati per mille lì, tutti. Poi se vuole, ora non ho tempo perché giustamente il professore mi toglie la parola, ma la situazione dell'Ermitage è allucinante. Sì, tre anni fa. Dunque, se posso dire alcune cose che mi sono venute in mente mentre lei parlava, non di meno gli uomini che uscivano allora avevano un altro rapporto, forse perché anche colpa nostra, perché c'erano anche altri storici dell'arte, perché alla fine sì, c'erano questi personaggi, ma c'era anche Roberto Longhi, che probabilmente si era ritirato un po' in una torre d'avorio e quindi non di meno io trovo che in quegli anni c'era comunque una sensibilità maggiore, perché io ricordo perché è facile che ce lo ricordiamo tutti, basta andare in biblioteca, come erano i cataloghi delle mostre che si facevano anche quella del Cinquecento toscano, cataloghini amabilissimi che ti mettevi in tasca dopo aver girato magari per Palazzo Strozzi a vedere la mostra del Cinquecento, peraltro è rimasta aperta pochissimo perché sotto la guerra, e uscivi per la città e trovavi altre cose, c'erano schedine brevi. Noi ora facciamo dei cataloghi che senza lo sherpa non si può, anzi tanto per quello che servono, un catalogo oggi serve a tornare a casa, metterlo sul tavolo
per far vedere che ci siamo stati. Perché non sono più cataloghi, sono libri dove ognuno di noi cerca di spiegare il possibile gli altri, perché sa che gli altri hanno cose che fanno dalla giuria. E questo è, non è più il viatico di mostre. E le mostre, e guardate che prima, non era che prima passavano due o tre notizie, quindi ecco alla sua congettura. Chi veniva, che andava alle mostre prima, era molto più corto di quello che fa la mostra. Molto più corto. Quindi non è che sarebbe stato incapace di leggere un catalogo come quello che facciamo noi. Era molto più corto. Non c'erano. Non farò nomi di aziende, via. Non c'erano quelle aziende che sparavano i titoli, i nomi e poi fanno fare le file. Tanto oggi sono Botticelli, Leonardo, Michelangelo, e giù per l'ascesa gli impressionisti, Van Gogh. E questo è una cosa che deprime l'animo, deprime il cuore e deprime soprattutto la mente. Se ci fosse un'altra vocazione, io credo che sarebbe più difficile ingannare la gente. Cioè, se si studiasse la storia dell'arte come si studia l'italiano, è più difficile ingannare un lettore sull'inconsistenza di un libro, anche se i cantavano che si daranno sempre, ma è più difficile ingannarlo sulle letture, perché c'è una formazione scolastica che ti dà perlomeno una misura di quando una cosa è prescritta. Oggi no, oggi non importa, basta il nome e si fa. C'è proprio un inganno che ha radici nell'educazione. Fermo restando quello che le dice, e mi sembra comunque di ricordare mio padre, la cultura che tanti suoi portali oggi non c'è, perché c'è uno studio approfondito, c'è la consapevolezza dell'importanza, è vero, poi dipende anche dall'insegnante che ti trovate, questo è del tutto evidente. Però l'attenzione che oggi dovrebbe essere prestata, credo che dovrebbe essere commisurata all'importanza che si fa finta di dare alla terra. Se vengono qui per il nostro patrimonio, se è vero, parliamole pure, perché cioè, il denaro poi non è cosa così infame, parliamole pure, basta che si apra la consapevolezza che si parla a valle, perché non si fa assolutamente niente per attestare gli uomini che domani dovranno conservare, tutelare e valorizzare. Tutela e valorizzazione sono due parole abbinate, perfino sinonimi. Invece oggi tutela e la conservazione, valorizzare per la soldi. Prima di dare la parola devo darti una cattiva notizia, che la nostra previsione è che i cataloghi diventeranno ancora molto più voluminosi, probabilmente verranno in diversi volumi, perché ogni scheda di catalogo conterà per l'abilitazione nazionale, e quindi questo provocherà assolutamente un ulteriore aumento di queste schede, che hanno valore scientifico non confrontabile ad altre cose, ma sono identiche per l'ANVUR, ai noi. C'era una domanda? Rapidissimamente, a proposito della tribuna, la storia ha portato in altri musei dei pezzi che sono documentati nella tribuna. Mi chiedo, lei diceva poco fa che i depositi sono il luogo dove si decanta il gusto. La scelta di non chiedere ai colleghi del Museo degli Argenti o del Museo di Mineralogia di permettere di riportare nella tribuna, come deposito naturalmente, le coppe di pietre dure che ovviamente tutti conosciamo, che si sa stavano là intorno, che erano il cuore della tribuna. La scelta di non valorizzare lo stipo, perché vedendo ovviamente da lontano la stanza, lo stipo ha davanti, ovviamente lo sappiamo che non è più quello stipo, però l'idea che ci sia uno stipo al centro, diciamo, della tribuna, il tavolo dei buontalenti, eccetera. È stato un problema di, come dire, rapporti tra direzioni di musei diversi, o è stata una scelta di gusto? La domanda, che la risposta che potevo dare di Marchito con qualche spirito è se lei conosce i miei problemi. L'altra cosa invece, che no, la sostanza è un'altra. Abbiamo deciso di restaurare la tribuna nelle sue strutture immobili secondo il progetto Montalbano. Abbiamo deciso di restaurare l'impaginazione della tribuna secondo un progetto settecentesco.
e vivendo gli artifici poi alla fine ti rendi conto che i medici sono i creatori di questo incanto, ma senza loro non ci sarebbe fatto. Allora, la loro definizione degli spazi, poi le sculture tornate nel 1677 hanno dato subito un altro incanto. Sistemare su un ordine sporgente, bronzetti, secondo quale criterio? Quale si poteva prendere? Che cosa, dove erano messe le medaglie? Dove erano messe le gemme? Dove erano messe le pietre dure? Dove erano messe gli stati di Occa? Cosa c'era agli angoli? Allora, la cosa che si poteva fare era ristabilire un concetto museografico settecentesco per le opere esposte, partendo dalla considerazione che quella museografia nasceva in pratica dopo il ritorno, dopo l'arrivo a Firenze dei cinque marmi colossali, no? E quindi i quadri in quel progetto di allestimento dovevano in qualche modo tenere conto della presenza di questi cinque marmi, come tutti i marmi di questa data. No, la propria presa è stata proprio il riconoscimento di un'impossibilità, non solo teologica, ma anche fisica, di ricostruire un ambiente secondo i parametri del Cinquecento. Mentre per tutto quello che riguarda vetri di pinture, il velluto cremisi, siamo impazziti, perché il cremisi non è che è così facile descrivere un colore, eh? Quindi il cremisi è un cremisi, sì. Allora noi abbiamo preso negli inventari, tutte le volte che veniva descritto un quadro dove si diceva una mozzetta color cremisi, si andava a vedere il quadro che grazie a Dio è rimasto e si capiva cosa intendeva loro per cremisi, e a quel cremisi ci siamo attenuti. Sono state 5-6 riunioni soltanto sul colore. Tra l'altro con insieme a un consiglio scientifico con Miriam Filetti, Ettore Spalletti e Carlo Sisi. Siamo per l'ultima domanda che si è prenotata. Buonasera. Si è parlato anche ora a più riprese di scuola, di formazione, di insegnamento della storia dell'arte, se ne potrebbe parlare a lungo, se ne è parlato in molte occasioni a lungo. Io provo a trasferire l'argomento sul museo, con un ambito che fa spesso rizzare i capelli in capo agli utenti del museo, agli storici dell'arte, cioè della didattica, chiedendo in che modo, se come, viene portata avanti questa funzione del museo in un grande museo come gli Uffizi, perché la didattica è qualcosa che va molto di moda e si fa molto spesso, ma molto spesso molto male, con qualche disegnino e poca riflessione su cosa debba essere trasmesso. La sezione didattica un tempo portava il nome sezione didattica degli Uffizi, non aveva in realtà un'attinenza precisa con la galleria. La sezione didattica è della soprintendenza ed è un istituto a sé stante, con cui noi cerchiamo ovviamente di avere molti contatti. Per esempio per alcune imprese, io ho voluto che i bambini piccolissimi venissero al museo di lunedì per sentire il fascino grande, perché anzi dicevo al professore che vedere il corridoio degli Uffizi di lunedì senti ispirare la sacralità di un tempio greco. La vedi di mercoledì, senti perfino l'odore del pesce, del mercato, per cosa è diventato il giocatore, con questi flussi di persone. Mi dispiace perché credo che qui venga fuori anche il potere, questa fosse una sensibilità un po' misante, ma bisogna rendersi conto che cosa diventa un museo un giorno da quel tutto. E la richiesta è quello di fare entrare sempre più gente, perché appunto è la gente conta. Io ho chiesto di far visitare, di far lezioni ai bambini sotto l'età scolare di lunedì a museo chiuso, perché ne sentano tutto il fascino, e con la preghiera, la sezione didattica, non credo sempre ascoltata, di far scegliere a loro l'opera di cui ragionare. Perché se no finisce che anche i docenti che sono laureati in storia dell'arte giovani, insomma giovani, un tempo erano giovani, ora sono invecchiati anche loro, finisce che le portano nelle stanze dove ci sono quelle opere in teoria più celebrate, senza teoria, più celebrate.
e magari ai bambini non importa. Difatti le volte che ci sono stato io per forza dovevano venire incontro alla mia richiesta, i bambini cosa sceglievano? La Tebaide. Tutti, ma non importa, io ho cominciato a leggere volentieri non perché mi hanno dato una poesia di Marinetti, ma perché mi hanno dato di Pinocchio. Perché loro hanno abbandonato subito la lettura. E questa è la sostanza. Far crescere sentendo il fascino di questa espressione, di questa lingua, che non è la lingua parlata, nello stesso tempo sfruttando tutte quelle che sono le peculiarità dell'animo umano. Un bambino ha bisogno di vedere e di gustarsi le cose che piacciono a lui. Quando invece piomba all'improvviso sono davanti alla maestra di Giotto, che magari può servire, di soltanto è detto che evitiamo il concetto, se no questo non concetto. Poi l'altra cosa che facciamo, per esempio, sono i lavoratori di arte contemporanea. Mi viene detto, ma dovremmo fare di più. Ora che gli Uffizi siano il luogo dove si fa arte contemporanea, a me va bene perché io amo l'arte contemporanea. Però non mi sembra il luogo deputato. A Firenze l'arte contemporanea l'ho messa sotto scala in pratica di Palazzo Strozzi, gestito da quella brava ragazza che è Franziska Lori, ma è sotto scala. E poi il museo dell'arte contemporanea a Firenze non ne parliamo nemmeno, perché sennò non si finisce più e poi non si vede nulla. Fanno dei laboratori nella sala delle reali poste, abbiamo messo, e ora fra poco a marzo ce ne sarà un secondo o un terzo, dove ci sono opere autoritratte, perché noi abbiamo quelli di arte contemporanea, autoritratti contemporanei, figurativi, non figurativi, concettuali, fotografie, video che sono entrati proprio di recente. A proposito, la settimana scorsa abbiamo presentato gli autoritratti di Anfabre donati da lui agli Uffizi, sono ancora esposti nella stanzina del camino accanto a delle edizioni stampe degli Uffizi. In questi ci sono due storici dell'arte che lavorano alla Fondazione Racchianti, con cui abbiamo immaginato questo progetto, e sono dei tavoli dove i bimbi fanno gli autoritratti, per esempio. Quasi tutti lo fanno come quello di Mario, ricordano i bottoni. Però io ho detto, mi raccomando, non dimenticate i genitori. Infatti la domenica vengono quei genitori, che sono l'aspetto più conservatore, quindi poi a Firenze, che è una città giustamente futuristica, passatista, lo è tuttora. E queste sono cose che possiamo fare. Sugli altri, senza un bagaglio, hai voglia di mettere pannelli che ti spiegano perché in quella sala ci sono i marmi ellenistici, preambolo, basariano? Insomma, rendiamoci conto che alle volte mi dicono certi miei colleghi che in alcune università mi la spiega anche a basare. E questo non è che sia una cosa così incredibile se si pensa che non si insegna questo carattere. Chi gliel'ha detto perché è basale? E da giornalistici vengono fuori quelli che fanno il mestiere, a chi parla? Dobbiamo chiudere qui, prima di ringraziare ancora Antonio Natali per essere stato con noi. Sono sicuro che non vi è sfuggito il riferimento all'arte contemporanea che si è fatto scappare. Non vi dico altro, mantengo, spero, viva la curiosità e l'attenzione su questo. Non lo sapevano ancora. Tra l'altro non c'è ancora, quindi, però spero che vi abbia stuzzicato almeno. Questo mi fa molto piacere. Lo ringrazio ancora, siete naturalmente invitati. Lui sta ancora un po' con noi alla porta accanto per un piccolo rinfresco. Grazie Antonio.